come ha detto il maestro Lavernier, la questione della macchina, c'è anche tutta la macchina comunale che segue il rovere d'oro, quindi veramente il mettere tutta la piazza, il sistemare la piazza. Quindi un ringraziamento oltre che doveroso all'ufficio IAT anche alla squadra operai che comunque appunto lavora una settimana prima e una settimana dopo per l'allestimento della piazza. Il trentennale lo festeggiamo veramente in maniera piena, contenti anche che per la prima volta non dobbiamo coordinare i concerti con i passaggi dei treni. E quindi questo è veramente una cosa epocale che aspettavamo da tantissimo tempo. E non solo, sembrano sottigliezze, però voglio farvi partecipe di questo. Come ha sottolineato il sindaco, San Bartolomeo è una città che vive molto sul turismo. Intorno alla Piazza della Rovere ci sono attività, strutture ricettive. C'è il campeggio, c'è il cinema, ci sono anche le feste ad esempio al campo sportivo. Bene, ci coordiniamo in maniera tale che la loro musica non disturbi i concerti dei maestri. In effetti ci sentiamo come gira il vento via dicendo e sono veramente collaborativi ad abbassare il volume dei loro spettacoli.